Ciao ragazzi, come promesso oggi questa prova on street del monopattino a ovo e S-Max lo sto provando su una strada terribile come il 90% delle strade della mia città, come il 90% delle strade dell'Italia. Vediamo se c'entro l'inquadratura. Ok. Dopo aver praticamente completato la prima carica, posso dire che il monopattino mantiene le promesse delle caratteristiche dichiarate appunto in scheda tecnica. Il motore è assolutamente potente e reattivo, nonostante il mio peso, riesce a erogare tutta la sua potenza con anche un buono spunto. Queste sono tutte le vibrazioni che vedrete e sentirete, e questa strada è veramente terribile, non potevo scegliere. Appunto dicevo, non potevo sceglierne una peggiore. In pratica il braccetto che sto utilizzando per registrare si è appena spaccato, appena arrivato da Amazon, quindi una schifezza totale. Quindi non so se riuscirò a completare questo video. Stavo dicendo che il monopattino mantiene le caratteristiche che dichiara in scheda tecnica, per cui la velocità è assolutamente costante, è reattivo anche su salite, in questo caso sono su una pendenza di circa l'8%. Ricordiamo le velocità, che sono velocità massima di 22 km orari per la modalità di color, 32 km orari per la velocità normale e 43 km orari per la velocità sport. Qui ho fatto con una carica, singola carica, circa 33 km utilizzandola sempre in modalità normale. Adesso sono alla seconda carica, ho fatto 10 km e sono praticamente all'89%, forse 88% di batteria. Adesso proviamo un po' di accelerazioni. Questo qui è in modalità normale. Ecco, adesso magari evito di ammazzarmi da solo, ma comunque non posso continuare l'accelerazione, ma vi assicuro che arriva a tutta la sua velocità, assolutamente illegale, e non lo utilizzate, perché stare su questo cosino con questo manubrio molto instabile è veramente scomodissimo. Un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi è che delle volte l'acceleratore resta lievemente incastrato, nulla di che, vedete, resta tipo in questa altezza qui, però basta toccarlo pochettino per farlo riprendere. Perciò piccole cose che sto facendo denotare, in realtà cercando un po' il pelo dell'uovo di questo monopattino. C'è una quiete incredibile, fantastico, queste belle prime temperature di maggio, giornata piacevole, oggi ci sono 23 gradi, top! Beh, ci ho provato un po' in tutte le maniere a registrare tramite una vecchia action cam, una Xiaomi i4K, sul monopattino con un braccio telescopico che però si è praticamente rotto nel frattempo,
non reggeva nulla, ho dovuto poi mantenerlo io col braccio mentre camminavo, provo a registrare. Sono riuscito a fare giusto qualche clip che vi metto appunto, vi ho messo appunto in questo video. Le conclusioni che posso fare su questo monopattino è che ne consiglio l'acquisto, sì, ne consiglio l'acquisto per il prezzo che ha. La fascia di mercato si colloca appunto in una posizione molto molto favorevole. Anzi, circa 407 euro con il coupon sconto che loro forniscono dopo la registrazione è un best buy. Batteria e motore. I dubbi più grandi che avevo erano su queste due componenti, che poi sono quelle che fondamentalmente fanno un monopattino. Le caratteristiche della scheda tecnica sono state assolutamente rispettate, quindi non c'è fuffa, non c'è inganno, non c'è truffa. Da 16 A rispetto all'autonomia, ho fatto circa con una carica 34 km, considerando poi che la prima carica e che quindi la batteria deve assestarsi. Potrebbe fare anche qualcosina in più. I percorsi che ho fatto sono stati abbastanza accidentati. Batteria confermata rispetto alle aspettative. Motore, anche lui bello potente, reattivo, in modalità sport scatta tantissimo. Non fa lo scatto bruciante da fermo, ma comunque accelera tanto anche in salita e raggiungerete le velocità massime anche se avete un peso sostenuto. Criticità che ho trovato la prima, che la cosa che dovete fare subito è una banalità, ma vi consiglio di farlo, ovvero di evitare subito di sostituire la rondella, il dado che stringe il parafango anteriore. Questo perché la sospensione anteriore è molto sollecitata appunto dai movimenti che si fanno sulla strada, per cui questo perno che mantiene praticamente il parafango si va a svitare, quindi vi troverete a sentire un rumore metallico molto fastidioso che non capivo da dove proveniva, da dove provenisse. In realtà era appunto il parafango che sta praticamente cadendo sulla ruota e dovrete appunto svitare la ruota per poter poi in caso riavvitare questo dado, questo perno al dado, perché non c'è assolutamente spazio di manovra, cioè tra il montante, tra il parafango e la gomma ci sono forse praticamente 3-4 mm. Metteteci un dado autobloccante o metteteci un qualcosa che blocchi il dado, insomma, vedete un po' voi. Degna di nota è il fatto che la pedana, che in realtà è anche la cover della batteria, che quindi si può aprire e permettere una cosa comodissima di sostituire la batteria senza smontare tutto, tende a ballare lievemente, quindi non è stabilissima proprio perché appunto non è saldata, attaccata al monoblocco praticamente contenente la batteria, ma si muove lievemente. Nel caso in cui voi siate portati a stare con i piedi un po' più in avanti sul monopattino, potrebbe darvi fastidio il meccanismo di chiusura, appunto, che c'è quello col codice per bloccare il copribatteria, perché il piede va a toccare lì sopra e potreste sentirlo appunto sotto la pianta. La pedana in realtà è molto grande, quindi potreste stare anche molto più dietro, senza toccarla, però io che tendo a mettere i piedi in avanti per avere comunque una, non so, una sicurezza di guida maggiore, un po' questo fastidio l'ho sentito. Altra nota dolente sono le sospensioni. Dietro funziona egregiamente, davanti la sospensione è troppo rigida, troppo troppo rigida. Penso che l'azienda abbia impostato appunto delle molle molto forti per prevedere che queste con il tempo, quindi con lo scaricarsi della molla naturale, diventino più morbide appunto e durino più nel tempo. Però all'inizio, nonostante il mio peso, in realtà è molto dura, per cui le vibrazioni si sentono. Sono molto ridotte rispetto alle S80, altro monopattino della Ovo che non ha alcuna sospensione e con le gomme rigide purtroppo le vibrazioni vi arrivano diritte nel cervello. Purtroppo ho scelto una strada pessima, che era una delle strade un po' più private, meno trafficate, quindi della mia città, ma era veramente veramente inguidabile lì sopra. Poi comunque già il monopattino di per sé ha un equilibrio precario. Tra l'altro, nella confezione originale mi è arrivato il caricabatterie lievemente rotto, quindi per problematiche di trasporto, e comunicando con l'azienda, che risponde immediatamente tramite mail, mi hanno mandato un altro che è arrivato in circa 10 giorni lavorativi, per cui tutto a posto. Piccola postilla sullo pneumatico rigido. A posteriori non lo risceglierei, perché è vero che ha il vantaggio di non essere forabile, quindi di portarvi comunque a destinazione, ma per il tipo di percorso che faccio io, e sottolineo per il tipo di percorso che faccio io, che è metà strada asfaltata, metà strada dissestata, le vibrazioni che si sentono sono veramente forti, la sospensione anteriore non è ottima, non è buonissima, è troppo rigida, se è vero che si ammorbidirà col tempo, ma all'inizio le vibrazioni le sentirete tutte,
alle gambe fino allo stomaco e poi al cervello. Ci sarà questo idromassaggio che parte dal basso verso l'alto. Inoltre ha una minore tenuta su asfalto bagnato e una minore tenuta in curva. Nel virare a destra o a sinistra non è che si schiaccia e si plasma come uno pneumatico tubeless, che praticamente quindi appunto si adatta al terreno nel curvare. E niente, a posteriori non lo deciderei. Io vi ringrazio per avermi seguito, eventuali domande sotto nei commenti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!